Ciao a tutti, eccoci in Animal Crossing, andiamo di nuovo a vedere il quartiere sbirciaccase. Facciamoci altre case. Vediamo un po'. Allora, ero andata a destra, quindi continuo. Sì. Tanto aspettiamo la procedura. Eccoci. Ah, queste le avevo visitate tutte, infatti si vede sono grigie. Partiamo qua da questa. Di chi è? Di Eorzea Irrie. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere la casuccia. Piccolissima. Si fa alla svelta questa. Poi. E una andata. Ah no, ho sbagliato, era questa. Allora, di Patonnet, aggiornata il 4 gennaio 2015, punti ABC 5924. Chiudi, andiamo a vedere. Mi sa che faremo presto perché questa è una casetta piccolina, però è molto precisa. Invece non è piccola, ma cosa dice? 5.900, perché solo 5.900 punti ABC? Oh, la miseria, la stanza dedicata tutta al piano. Molto ordinata questa casa. Non è stile dungeon come dicono a me. Poi. Vediamo quest'altra di chi è? Di Sunset Chiara. Andiamo. Tra l'altro questa l'ho ricevuta a giugno. Chissà come sarà la nuova casa. Ecco. Questa è fotografata nel momento in cui l'ha allargata da poco. Si nota da come sono messi gli oggetti. Poi, oh, qui si inizia a essere su una grossa casa. Wisterios The Sky. Wow, 1.107.800 punti. Fa paura questa casa. Allora, andiamo a vedere. Fa paura nel senso che è grandissima e ha tantissimi punti. Wow, quanta roba! Macchina da cucire. Proviamo di qua. Wow, ma qui è tutto d'oro. Sembra un tempio. Vediamo un po' cosa c'è scritto. Vasca da bagno. Torre. Ma questo è fatto di scacchi. Panca d'oro. Mamma mia. Ci credo che ha tutti quei punti. Ah, stanza a destra fatta. Adesso facciamo stanza a sinistra. Oh, quante foto. Ah, c'era anche la televisione piatta. Andiamo a stanza da dietro. Ma poi sono tutte larghissime. Stanze grandissime, letto a baldacchino. Letto contesa, infatti. Ha un sacco di foto dei suoi abitanti o degli amici, credo. Cioè, con dei visitatori. No, dei visitatori, quando degli abitanti di altre città. Tre orologi a pendolo. Aiuto, allora, di qui, passo di qui. Andiamo a vedere sopra. Grossissima questa casa, eh. Impressionante. Due fontane, wow, guarda che letto reale, rococò. E andiamo a vedere la taverna, andiamo a vedere giù. Qui è tutto spaziale, bellissimo. Proiettori di ologrammi, wow, la luna, aspettavo, no, questa stanza è bellissima. Fantastica! Complimenti a Wisterios! Bellissima casa! Sono molto lontana, da questo obiettivo. Poi, quella lì spaziale mi piace un sacco, di camere. Sì, insomma, a distanze. Bellissima! Andiamo a vedere questa invece. Da Boohoo.
Lei ha 11.914 punti. Andiamo, entriamo. Scusi, sì. C'ha la fontana di cioccolato. Ho preparato anche lei. Aveva iniziato a fare i jingle. Andiamo sopra. Stanza sopra. Palloncini. E poi stanza sotto. Allo stereo, è spartito. L'organo, wow! L'organo non l'avevo mai visto. Cioè, non l'avevo mai visto nel gioco. E via! Andiamo a vedere le altre case. Sopra, allora, mi è rimasta. Le altre quattro case. Questa è la casa di Crimson Devon, 47.448 punti. Vediamo un po'. Il 30 gennaio, dicembre mi sembra. Allora, guarda quante foto di amici. La statua. Andiamo su. No. Ha solo questo appartamento. Beh, solo questa stanza. Se abbiamo fatto veloce, ci abbiamo messo delle belle torce con il fuoco molto spettacolari. Questo abbiamo fatto veloce. Andiamo a vedere qui. Anche questo sembra un castello. Vediamo un po'. Città Milano, Laura, tema fiaba, bello, anche lei ha fatto 1.081.000, vediamo un po'. La sua città si chiama Milano, eh. Oh, tutto palloncino, il palloncino, tutto rosa. Andiamo a vedere dietro. Quanti palloncini, uccellini, poi vediamo qui c'è un'altra stanza a sinistra. Oh, tutto a tema biscotti e caramelle, bellissima, letto dolci, ma fa venire fame perché non sono golosa, no. Bellissimo! E poi andiamo a vedere. Oh, aiuto, aiuto, perché non mi fa andare? Ah, perché stavo battendo. Ah, ecco, perché c'era l'orso. Andiamo a vedere di qua. Wow, che bello orologio! Vediamo qua. Oh, il tema invernale. Questo sto cercando di farlo anche io. No, il pupazzo di neve. Spettacolo! Ora mi sono un attimino fermata con questa. Come si chiama? Con quel tema lì perché non ho più rifatto i vari pupazzi. Andiamo di sopra. Non avevo avuto tempo di giocare. Poi, oh, bello anche questo tema. Tema rococò. Infatti, è sempre lui. Questo tema mi piace. Dovrò iniziare a cercarlo. E quando lo vedo, lo arrafo. E andiamo a vedere sotto, nella cantina o nella taverna. Oh, la miseria. Guarda quante foto e quanti trofei. La Statua della Libertà. Eiffel. Bello questo tappeto con il caffè. No, sembrerebbe caffè. Bene, abbiamo visto anche la casa, il nome della città di Milano, ma è la casa, non me lo ricordo. Aiuto, c'ho il singhiozzo. Casa di Laura. Andiamo a vedere. Forse. Poi, proprietario Raggio Lotti, 142.000 punti. Andiamo. Io so, ho 70.000 punteggio, vediamo. Oh, questo sì, questo riconosco, questo tema c'era anche nella vecchio Animal Crossing, infatti lampada griffa. Poi andiamo a vedere di qua. Wow, tutto tema cucina, qui ha fatto una bella cucina. C'è una tazza di caffè, che bella mostra di sé. Sopra un comò minimalista. Ah, che mostra di sé. Angolo cottura. Qui c'è banconi insalate. Fatto un mega cucinone qua, eh. Sembra quasi stare a un ristorante. E poi andiamo a vedere qua. Stanza a sinistra.
Oh, ha fatto il bagno. Che spettacolo. La vasca, bella. Bella anche questa casa, ragazzi. Bellissima, mi piace anche questa. Andiamo alla stanza a destra. Anche questo è un tema come Pavao. Questo è un tema che c'era nel vecchio Animal Crossing. Adesso vado a vedere sopra. Per avere più di 100.000 punti mi sa che bisogna aprire tutte le stanze. Non lo so, non lo so. Devo vedere, devo vedere. Intanto devo finire. Questo, che tema è questo? Fammi vedere. Adesso mi sa se... Ah, volevo vedere il tema. Letto chic. Come chic. Stanza chic. Andiamo a vedere la cantina. Ah, qui ha fatto proprio... La taverna ci ha fatto... Con vari oggetti. Non c'è proprio un tema principale. Ok. Ok, andiamo a vedere l'ultima casa di Hayakuji Hiro. Hayakuji, sì. Andiamo, chiudi. Andiamo a vedere. Qui ha fatto la sala giochi. Che ganzata questo angolo qua. Andiamo sopra. Qua c'è un frigo. Armadio, design. Poi c'è la chitarra. Questo che cos'è? Chitarra rock, no, questo. Termin. Ah. Qui c'è il letto. Il letto un po' duro. Stile giapponese. Lampada. E via. Finita, questa sarà abbastanza veloce. Bene, allora, ora ho finito, credo. Sì, sono tutte anche tutte annerite. Bene, ho finito di sbirciare altre 8 case del quartiere Sbirciacase. Io vi saluto e vi rimando alla prossima sbirciata. Ciao a tutti da Stratosina.